Ciao bambini e bambine, come va? Come state trascorrendo queste giornate a casa? Io sono Serena, nella vita di tutti i giorni normalmente faccio l'educatrice sia in orario scolastico che in orario extrascolastico e durante questi incontri vorrei leggere con voi degli albi illustrati e dei libri. Oggi vorrei iniziare dal Signor Tigre si scatena di Peter Brown, che è uno dei miei albi illustrati preferiti. Andiamo. Oggi leggiamo Il Signor Tigre si scatena di Peter Brown. Alle tigri di tutto il mondo. Tutti erano soddisfatti del modo in cui andavano le cose, tutti eccetto il Signor Tigre. Il Signor Tigre era stufo di essere sempre così educato. Buongiorno, signor Tigre. Buongiorno, signor Cervo. Splendida giornata oggi, non trova? Direi di sì. Davvero splendida. Bambini, per favore, non comportatevi come animali selvatici. Voleva lasciarsi andare. Voleva divertirsi. Voleva essere selvatico. Poi un giorno al signor Tigre venne un'idea davvero matta. Si sentì subito meglio. Il signor Tigre diventava ogni giorno più selvatico. Rawr! I suoi amici non sapevano che cosa pensare. Bizzarro! Caspita! Inaccettabile! E poi il signor Tigre si spinse un po' più in là, guardate. Guardate cosa fa. I suoi amici persero la pazienza. Signor Tigre, se deve comportarsi in modo così selvatico, per favore lo faccia nella selva. Che magnifica idea! E così il signor Tigre scappò via nella selva e si scatenò come non aveva mai fatto. Ma il signor Tigre si sentiva solo. Gli mancavano i suoi amici, gli mancava la sua città, gli mancava la sua casa. E così il signor Tigre decise di tornare. E scoprì che le cose stavano cominciando a cambiare. Adesso il signor Tigre si sentiva libero di essere se stesso. E così tutti gli altri. Allora, vi è piaciuto il signor Tigre? Vi è piaciuta la sua storia? Se voi foste il signor Tigre e aveste la possibilità di andare nel vostro luogo preferito in mezzo alla natura, dove andreste? Disegnatelo, fate un collage, disegnate un fumetto, liberate la fantasia. Se per esempio il signor Tigre dovesse raccontare ai suoi amici il luogo dove si trova, dovesse descriverglielo. Se volete creare un racconto, liberate la fantasia e ci vediamo al prossimo incontro. Ciao!